Ora si registrerà la conferenza. Buonasera e benvenuti al tradizionale incontro accademico del venerdì. Mi raccomando di tenere spenti il video, la fotocamera e il microfono per evitare sovrapposizioni che andrebbero a interferire con la registrazione. Bene, oggi quando ci viene chiesta la nostra identità, quando ci chiedono come ti chiami, sembra una cosa naturale declinare nome e cognome. Agli inizi dell'Ottocento le leggi napoleoniche istituirono anche in Italia gli uffici dello Stato civile che rimasero attivi e presenti anche nella legislazione dopo l'unità dello Stato italiano, salvo il breve periodo della dovezione asburgica che aveva demandato di nuovo il compito di tenere i registri anagrafici alla Chiesa. Perciò, quando un individuo nasce, viene registrata l'anagrafe con il nome scelto, il nome proprio scelto dai genitori e il cognome paterno. Così non era in passato. Più complesso era il sistema dell'identità nell'antica Roma. Già ai tempi della Repubblica, ma soprattutto poi nell'Impero, tutti i cittadini romani liberi per nascita o perché affrancati dalla schiavitù, i liberti, avevano tre nomi: il prenomen, il nomen e il cognomen. Il primo, il prenomen, equivaleva al nostro nome di battesimo e veniva imposto dai genitori al bambino il giorno della nascita: Marcus, Cassius, Sempronius, eccetera. Più complesso era la questione del nomen. Il nomen era il nome gentilizio e indicava i componenti di una gens, di un'antica tribù, cioè i discendenti dagli stessi antenati. Era espresso con un aggettivo terminante con il suffisso ius che indicava l'appartenenza ad una stirpe. Marcus Iulius, per esempio, significava Marco degli Iuli, cioè i discendenti da Iulo, il leggendario figlio di Enea. Serviva a individuare la posizione sociale, indicando l'antichità della famiglia, ma era portato anche da famiglie di origine plebea. Il terzo, il cognomen, era un soprannome aggiunto al nomen gentilizio. Inizialmente era individuale, poteva anche essere un nomignolo, per esempio Lentulus significa, viene dal termine lenticchia, Cicerone da Cece, ma per esempio Lepidus significava scherzoso. Questo cognome poi divenne ereditario e servì a distinguere i vari rami di una medesima gens. Infine c'erano i cognomina trionfali, erano conferiti ai generali e ai personaggi che avevano meritato il trionfo. Vi ricordo solo Scipione, che venne chiamato l'Africano dopo la vittoria su Cartagine. Gli schiavi avevano soltanto il nomen, cioè l'appartenenza alla gens. Però se venivano liberati, assumevano il cognomen e spesso anche il prenomen dell'ex padrone. Diversa era la situazione delle donne. Le femmine di solito non avevano il prenome, non avevano un nome proprio e venivano chiamate con il nome della gens, della stirpe, Iulia per esempio, Claudia, Tullia, Cornelia, eccetera, della gens a cui appartenevano, e talvolta veniva ingentilito con un vezzeggiativo. Per darvi un esempio, la figlia di Marco Tullio Cicerone avrebbe dovuto chiamarsi Tullia, perché Cicerone era della gens Tullia, si chiamava Tulliola. Nei primi secoli dopo Cristo,
Come tutti sappiamo, poi l'impero romano si sfalda, dando spazio a nuove culture, cioè a culture barbariche. Con esse cambia progressivamente l'intero quadro dell'onomastica. Il sistema romano per un po' di tempo coesiste con altri sistemi provenienti da tradizioni diverse, ma progressivamente scompare. Contestualmente si diffondono nuovi nomi personali introdotti dai popoli di origine germanica. So, pensate a un Teutbertus. Nasce una società in cui esistono moltissimi nomi personali derivati dalle varie popolazioni che al tempo dominavano l'Europa. Ai nomi tradizionali, molti ispirati dalla religione cristiana, e quindi ai santi o ai padri della Chiesa, Agostino, Ambrogio, se ne aggiungono molti altri nati dall'abitudine di inventarne sempre di nuovi, sia come metodo per esorcizzare grandi paure, sia per esprimere stati d'animo e fattori soggettivi, oppure semplicemente per dare un nome che nessun altro aveva. Il risultato è una straordinaria varietà di nomi e quindi nei piccoli villaggi sparsi nelle campagne, ma anche nelle città semi-abbandonate dopo per esempio la guerra greco-gotica ed ormai ridotte a dimensioni paesane, la ricchezza di nomi disponibili rende inutile l'uso di un nome di famiglia. Per identificare un individuo bastava scegliere un nome proprio, poco usato o addirittura creato apposta. Ma la necessità di distinguere i vari individui, in particolare negli atti notarili, rimane anche se, almeno inizialmente, in modo no, non così imperante. Con la progressiva crescita delle comunità, sia rurali che cittadine, le cose cominciano a complicarsi. Attorno al 1000 le città si ripopolano e l'abitudine di utilizzare nomi personali strani comincia a decadere. Tutto ciò favorisce l'affermarsi dei cognomi, che solo in età rinascimentale divengano norma. Quindi, piano piano, nel corso di circa 400 anni nascono i cognomi nella forma che anche oggi conosciamo. Ma come si formano? Beh, erano vari i modi di riferirsi a una persona. Accanto al nome, molto spesso troviamo espressioni come filius o filius quondam. Quondam significa fu, no? Figlio di, figlio del fu. Quindi vi do un esempio, Prevostinus Quondam Ghirardi è un nome che io ho trovato, per esempio, nel Liber Privilegiorum Communis Mantua, che raccoglie praticamente tutti i nomi dei Mantovani nel XIII secolo. Oppure un elemento che qualificava una persona era la provenienza de. No? Con l'indicazione della località di origine, De Burgo, per esempio, con riferimento a un quartiere cittadino, oppure con l'espressione qui stat, che abita, seguito dal richiamo a un luogo, una struttura particolare, per esempio un ponte, un ruscello, un mulino, una fontana. Un esempio illustre di questo modo di individuare gli individui è quello di Leonardo. Leonardo di Piero da Vinci significa appunto Leonardo, figlio di Piero, originario da Vinci e altri ancora. Oppure le grandi famiglie. Gonzaga è un cognome che deriva dalla provenienza. I Gonzaghi, in effetti, all'inizio, quando ancora non erano padroni di Mantova, si chiamavano Corradi perché un loro antenato aveva questo nome, e poi diventano De Gonzaga per la provenienza. Oppure, non so, pensate a Ezzelino da Romano. Un altro sistema era di posporre al nome l'espressione qui dicitur, no? Con segnalazione di un soprannome, per esempio, Tioberto. Il gobbo, il tartaglione, il notaio, il Ferraro. E
molte volte vi era aggiunto anche il figlio di, per una migliore individuazione. Un altro modo per determinare il cognome è quello della professione o del mestiere. Si affermano così i cognomi dell'aristocrazia legati ad una funzione amministrativa o politica, gli avvocati, i visconti, i gastaldi, che sono nomi, cognomi derivati dalle funzioni esercitate da un membro di queste famiglie. E poi i nomi degli artigiani e dei mercanti che sono legati, erano legati al mestiere. Ferrarius, Beccarius, Campagnolus, cioè tutti quei nomi che indicano un'attività. Pensate che il cognome Ferrari ancora oggi è il più diffuso in Italia. E poi i cognomi derivati da soprannomi o nomi augurali. Servus Dei, Bonus Vicinus, Balordinus, Canis, Arrivabenus, gli arrivabeni, no, della famosa famiglia della nostra città. Bene, tutto questo excursus mi è servito per introdurre il tema di questa serata. Perché ancora nel 400 i cognomi non erano fissati e si usava spesso indicare le persone con il mestiere, la paternità e o la provenienza. È il caso appunto di Luca Lapicida da Fiorenza, sul cui cognome gli studiosi, a cominciare dal Vasari, hanno fatto una discreta confusione. Dunque, come si chiamava veramente l'architetto preferito del marchese Lodovico Gonzaga? Lo chiediamo naturalmente ad Anna Maria Lorenzoni. Segretario generale ed accademico, insigne paleografa e profonda conoscitrice dei documenti antichi, ha collaborato in questo settore con illustri studiosi italiani e stranieri. Per tutti ricordo la più che decennale collaborazione con il professor Malcolm Clifford Brown, con il quale ha studiato la vita di Isabella d'Este e del suo entourage. Anna, a te. Grazie Roberto. Buonasera a tutti. Prima di dare inizio alla mia relazione, vorrei ricordare i principali autori che nel tempo hanno contribuito alla sempre maggior conoscenza di Luca Fancelli, attingendo per lo più agli archivi mantovani. Dopo Guglielmo Braghirolli, che di lui scrisse nella seconda metà dell'Ottocento e del quale avrò modo poi di parlare più diffusamente, ricordo il fondamentale saggio del 1961 di Ercolano Marani e Chiara Perina, basato precipuamente su documenti gonzagheschi in gran parte inediti. Poi nel 1971 il validissimo completo repertorio delle lettere dell'artista conservate nell'archivio Gonzaga, curato da Clifford Brown. Seguiranno nel 1974 la monografia di Paolo Carpeggiani sul Palazzo Gonzaghesco di Revere, nel 1979 il volume di Corinna Vasic-Vatovec, che è tuttora considerato l'opera più completa sull'artista. Poi negli anni 90 negli anni 90 del secolo scorso, ovviamente, seguirà l'edizione globale del Carteggio di Luca coi signori di Mantova, a cura di Paolo Carpeggiani e di chi sta parlando, e nel 2017 il volume di Maria Rosa Palvarini, Gobbio Casali e Carlo Parmigiani sull'attività dell'artista a Mantova. Ma tra i numerosi saggi e articoli scritti intorno all'opera di Luca de Florenzia, tengo a citare quello di Gianna Switter e di Dino Nicolini del 1987, nel quale gli autori hanno avanzato forti dubbi sul vero cognome dell'artista e che mi ha spinto ad approfondire le ricerche in tal senso. Numerosi atti appartenenti al fondo notarile antico e il copioso carteggio, composto da ben 415 lettere,
scambiato tra il 1456 ed il 1494 dall'artista Luca de Florenzia, noto come Fancelli, con i tre marchesi di Mantova che lo ebbero al loro servizio, permettono di conoscere a fondo la figura e la personalità dell'artefice toscano. Lo studio sempre più approfondito di questo cospicuo materiale documentario conservato nell'Archivio di Stato di Mantova ricostruisce quasi completamente la parte, diciamo così, mantovana, durata circa un cinquantennio, della vita del maestro fiorentino, troppo a lungo considerato in maniera riduttiva solo come l'esecutore dei progetti albertiani a Mantova. Quando parlo di progetti albertiani ovviamente mi riferisco alla chiesa di Sant'Andrea e al tempio di San Sebastiano in particolare. Ma ben più ampia è la sua reale prismatica dimensione di architetto, ingegnere civile idraulico, topografo, costruttore navale. Luca è ormai considerato l'iniziatore dell'architettura rinascimentale a Mantova, dove, immettendo gli accenti toscani nell'aura padana, iniziò ed in parte attuò la precoce trasformazione dell'ambiente medievale mantovano, aprendo la città gonzaghesca ai modi dell'arte rinascimentale. Sotto l'egida del marchese Ludovico II Gonzaga, animatore di un'intensa politica culturale e promotore della svolta umanistica mantovana, Luca fu, insieme con Andrea Mantegna, uno degli artefici che attuarono questo importante mutamento. Dopo i primi passi come lapicida o tagliapietra o anche fora saxo, come viene curiosamente definito in una lettera del 7 maggio 1462 di Giovanni Cosimo dei Medici, le sue capacità, insieme con la conoscenza del disegno, gli consentirono di acquisire dapprima il titolo di ingegnario e ancora più tardi quello di architetto. Figlio di Jacopo, a sua volta figlio di Bartolomeo, nato nel 1430 a Settignano, vicino a Firenze, patria di numerose famiglie di scalpellini, Luca giunse a Mantova nel 1450, poco più che ventenne, raccomandato al marchese Ludovico II da Cosimo dei Medici. Lo ricorda lo stesso marchese in una lettera del 17 dicembre 1474 a Lorenzo il Magnifico, in cui appunto dice, cito qualche riga, «Avendo in casa nostra uno Luca de Jacobo, fiorentino, nostro ingegnero, il quale alias tolsemo in casa nostra a contemplazione della buona memoria de Messer Cosimo e te se può dire essere allevato qui». Cresciuto all'ombra di Ludovico II, una delle personalità più ragguardevoli della dinastia gonzaghesca, costruì con lui un rapporto privilegiato, ben documentato da una corrispondenza trentennale costituita da 338 missive. Un rapporto favorito anche dal fatto che il marchese, come è noto, nutriva una vivissima passione per l'architettura e si dilettava di tracciare progetti e disegni di propria mano. E benché amasse definirsi discepolo di Luca, esercitava in realtà una presenza costante ed esigente, non solo limitata all'aspetto economico e decisionale, ma che lo portava addirittura a intervenire con schizzi e disegni sull'operato dell'architetto. Il fitto scambio epistolare tra committente e artista ci permette di seguire quasi giorno dopo giorno l'iter cronologico delle fabbriche, sorprendendoci con il pluralismo dei cantieri che Luca riusciva a dirigere contemporaneamente nella città e nel contado. A questo proposito basterebbe leggere una lettera del 7 agosto 1473, nella quale Luca riferiva al marchese sullo svolgimento dei lavori in corso alla chiesa di Sant'Andrea, alla casa del mercato, alla torre dell'orologio, al palazzo di Saviola, dando anche notizia delle misurazioni eseguite per dei rilievi topografici. Se l'attività lavorativa di Luca è assai ben documentata, le notizie biografiche che emergono dai documenti
non sempre bastano a riempire vuoti o a sciogliere dubbi. Luca risulta essersi sposato 3 volte. Dal primo matrimonio, avvenuto intorno al 1460 con Elena di Anora, figlia di Giovanni di Cresci, morta di peste nel giugno 1477, nacquero i figli Antonio, che poi sarà anche lui un lapicida, un secondo maschio di cui non è noto il nome, morto nel luglio 1469, e 4 femmine, Lucrezia, morta nel 1471 a 3 anni, Lia, che nel 1481 sposerà il notaio fiorentino Giovanni da Falgano, una figlia di cui non è noto il nome, andata a marito nel 1488, e infine Chiara, famosa per la sua bellezza, che nel 1494 diverrà moglie del pittore Pietro Vannucci, detto il Perugino. Un terzo figlio maschio di nome Sebastiano appare e di cui non si conosceva l'esistenza, almeno dai carteggi conservati nell'archivio Gonzaga, in un atto del 23 dicembre 1525, quindi molti anni dopo la morte del padre. Un atto, dicevo, conservato nell'archivio storico diocesano di Mantova, archivio della mensa vescovile, dove si cita un magistro Sebastiano, figlio Luce Florentini, lapicida, Cive Mantue, quindi cittadino mantovano. Ma torniamo alla biografia di Luca. Qualche anno dopo la scomparsa della prima moglie, Luca, in seconde nozze, sposerà Anselmina De Cunzi, vedova di Domenico De Uberti. Questa notizia risulta da una sentenza in data 18 dicembre 1481 a favore di Luca, in una causa vertente con i 3 figli maschi di primo letto di questa Anselmina, relativa alla sua dote di 900 ducati. Insomma, pare che i figli non volessero appunto che venisse loro sottratta la dote della madre, perché era piuttosto rilevante. Questa causa poi si protrarrà per oltre un decennio ed era ancora in atto nel 1492. Rimasto vedovo per la seconda volta, Luca nel 1491, a 61 anni, sposerà Costanza di Andrea de Formiconi, fiorentina, sulla quale però non abbiamo notizie. A Mantova l'avevano seguito il fratello Bartolomeo detto Meo, lui pure tagliapietra, e 2 cognati, Francesco Fiorentino e Sandro di Bartolo, su cui mi soffermerò poi. Adesso vorrei far vedere una slide, vediamo se ci riesco. Ecco qua. Ecco, questa è, ho cercato di ricostruire, scusate, abbiate pazienza un attimo, ecco, sapevo che sbagliavo, niente, non c'è niente da fare, adesso mi sono confusa. Dunque, forse devo fare così dall'inizio, ecco così, ecco, scusate, sì, grazie, ce l'ho fatta. Allora, questo sarebbe il nonno di Luca, Bartolomeo, questo è il padre, Jacopo, qui ho scritto Paperi ma spiegherò subito dopo perché, qui c'è Luca, il fratello Bartolomeo detto Meo e le 2 femmine di cui non conosciamo i nomi, una che sposa Francesco Fiorentino, personaggio che sempre lapicida anche lui, viene citato in alcune lettere sia di Luca che del marchese Francesco, e poi questa del marchese Ludovico, e poi questa femmina, anche lei ignota, che sposerà questo Sandro di Bartolo. E questi sono i figli di cui ho parlato poc'anzi. Ecco. Non sono noti né il luogo né la data della morte di Luca, che dovrebbe comunque essere avvenuta non oltre 1495.
Le sue tracce mantovane scompaiono dopo l'ultima lettera del 18 aprile 1494, inviata al marchese Francesco II Gonzaga, col quale però, a differenza dei suoi predecessori, non riuscì mai a stabilire un legame di vera stima e considerazione, probabilmente per una questione puramente generazionale, insomma, evidentemente Luca era ormai considerato vecchio. Se a Guglielmo Braghirolli va il merito di avere per primo compreso l'importanza del ricco materiale documentario relativo all'artista fiorentino e di averlo messo in luce in una monografia edita nel 1876 dal titolo Luca Fancelli, scultore, architetto e idraulico del secolo XV, allo stesso tempo allo studioso ottocentesco va la responsabilità, potremmo dire quasi la colpa, di avergli attribuito, senza il beneficio del dubbio, il cognome Fancelli, malinterpretando le già inesatte informazioni contenute nelle vite di Giorgio Vasari. Il Vasari, infatti, nella vita del Brunelleschi, segnala un Luca Fancelli, architetto fiorentino, come esecutore delle opere brunelleschiane, tra cui Palazzo Pitti. Attribuzione incompatibile se si comparano gli estremi cronologici della morte del Brunelleschi, avvenuta nel 1446, con la data di nascita di Luca, che è il 1430. Sempre nella vita del Brunelleschi si legge che questo Luca Fancelli nel 1470 avrebbe costruito per Ludovico Gonzaga la Cappella dell'Annunziata a Firenze su progetto dell'Alberti. Attribuzione anche questa inaccettabile, perché in quegli anni Luca non era più a Firenze, bensì a Mantova, e impegnato in una moltitudine impressionante di cantieri, come risulta dal carteggio mantovano. Nella vita dell'Alberti, invece, il Vasari indica due distinti individui come esecutori dei progetti albertiani: un Salvestro Fancelli, fiorentino, architetto e scultore, che avrebbe realizzato tutte le opere che l'Alberti fece fare in Firenze, e un più verosimile Luca Fiorentino, che sarebbe stato l'esecutore dei progetti albertiani a Mantova. Il Braghirolli complica ulteriormente le cose, perché nel suo saggio del 1874, Notizie di documenti inediti intorno a Pietro Vannucci, detto il Perugino, ricordo diventerà il genero di Luca, scrive testualmente che Luca Fancelli è ricordato dal Vasari, cito, con brevi e non molto esatte indicazioni nella vita di Leon Battista Alberti, mentre, come ho ricordato poco fa, è nella vita del Brunelleschi che si parla erroneamente di un Luca Fancelli come esecutore delle fabbriche brunelleschiane. Nella vita dell'Alberti si parla invece di un Luca Fiorentino che potrebbe essere più verosimilmente il nostro Luca de Florenzia. Il Braghirolli, trascurando queste ambiguità e forse influenzato dall'esistenza tra 400 e 600 di alcuni Fancelli da Settignano, come noti marmorari, attribuì senza incertezza il cognome Fancelli al nostro Luca, trascurando ingiustificatamente il fatto che tale cognome non ricorre mai nei documenti conosciuti. L'artista, nei carteggi mantovani, si sottoscrive di norma Luca de Florenzia, Luca Lapicida, Luca Escultor, Luca Tagliaprieta Fiorentino, Luca Tagliaprieta de Settignan, Luca Fiorentino, Luca de Giacomo Fiorentino e un'unica volta Luca de Paperi Fiorentino. E adesso vi mostro così. Ecco, questa è una lettera del Fancelli. Purtroppo mi scuso, non è una bella immagine, ma in questo momento è difficile poter accedere all'archivio di Stato e rifotografare il materiale, quindi bisogna accontentarsi di questo. Ecco, questa è una lettera, ingrandisco, ecco qui in fondo vedete la firma, è solo per dare un esempio naturalmente,
vostro fedele servitor Luca e scultor Florentino, c'è scritto. Ecco, poi vediamo un po'. Ecco, e questa qui invece è la lettera del 1488 dove si firma Luca de Paperi. Adesso vedo di ingrandire un po'. Ecco, qui in fondo si vede vostro minimo servitor Luca Paperi e vediamo un attimo. Ecco, qui è l'ingrandimento, insomma, va bene, si vede un po', ecco, così, la firma, questo è un servitor Luca Paperi Florentino, e vediamo, ecco, e questa è, ecco qui, è, questa è l'ingrandimento appunto della firma, insomma, per far vedere un attimo, ecco. Ecco, dicevo appunto che si firma una sola volta Luca de Paperi Fiorentino. Tale denominazione, a nostro avviso rivelatrice, ricorre anche sia negli annali della fabbrica del Duomo di Milano, dove si legge negli anni 1487-88 Magistro Luce Paperio Florentino, Insigniario Illustrissimi Domini Marchionis Mantue, come anche in una lettera in cui Gian Galeazzo Sforza, il 19 dicembre 1487, ringrazia Francesco II Gonzaga per avergli prestato l'artista per lavori al Duomo di Milano. E cito dalla lettera, «Fuit non minus gratus quam optabilis ad nos, adventus magistri luce paperi florentini, Dominazioni Svestre, architetti». E ancora, una lettera inviata a Luca il 2 ottobre 1473 da Piero di Benvenuto, ingegnere del Duca di Ferrara Ercole d'Este, è rimasta fortuitamente nell'archivio Gonzaga, reca sul verso il seguente indirizzo: a maestro Luca de Papero da Firenza, insigniero dello illustrissimo Marchese de Mantua, fratello carissimo in Mantua. E la lettera è questa. Ecco, qui c'è la firma. Vediamo un attimo. Ecco, questo, qui c'è la firma. Piero de Bevenu, insomma, è di Benvenuto. Naturalmente si esprimevano ancora in modo alquanto dialettale. E vediamo. E questo è l'indirizzo. Ecco, eccolo qui, maestro Luca de Papero da Firenza, insigniero dell'illustrissimo Marchese de Mantua, fratello carissimo in Mantua. Ecco, dunque, ecco, viene spontaneo dedurre che Paperi possa essere il vero cognome di Luca de Florenzia, anche se Braghirolli afferma che nell'uso volgare toscano Paperi significa Jacopo. Sinceramente su questo non sono in grado di dire niente, io ho chiesto anche a degli amici toscani, ma a loro non risulta, però non so, passando tanti secoli, no? su questo non posso dire nulla. Tuttavia, a suffragare la nostra tesi, possiamo prendere in considerazione un atto notarile del 19 ottobre 1486, un'investitura fatta a Luca di un terreno sito nel territorio di Porto Mantovano, dove il nostro artista viene detto «Egregium virum magistrum Lucam filium quondam egregi viri magistri Jacobi Paperi de Florentia». Allora, se fosse esatta l'affermazione del Braghirolli di Paperi come sinonimo di Jacopo, il padre di Luca in questo caso sarebbe indicato due volte, col nome e col soprannome, cosa che di solito non avveniva. Per inciso, ricordo anche che attualmente è in uso il cognome Paperi in alcune zone della Toscana e anche dell'Emilia Romagna. Quindi è un cognome che esiste, insomma.
Un atto notarile stipulato in Mantova il 5 febbraio 1480 ci aiuta a sostenere l'ipotesi che Paperi e non Fancelli possa essere il vero cognome di Luca. Nel documento appare una certa Lisa, figlia quondam Luce Bartoli de Gambaraia, Scarpellatoris Populi Sancte Marie de Settignano. Quindi figlia, una Lisa, figlia del fu Luca di Bartolo di Gamberaia, questo è il cognome, scalpellino del comune di Santa Maria, del paese di Santa Maria di Settignano. E uxor quondam Bartoli, quondam Antoni del Fancello, scarpellatoris dicti popoli. Quindi moglie del defunto Bartolo, figlio del defunto Antonio del Fancello. Ecco finalmente apparire il cognome Fancelli, però non riferito a Luca. Lisa di Gamberaia con quest'atto cede al nostro Luca, inequivocabilmente identificato come nobili viro magistro Luce, figlio quondam Jacobi, quondam Bartolomei Florentino, quindi c'è il nome del padre e il nome anche del nonno, cioè del padre, architetto illustrissimi, domini nostri, domini Marchionis Mantue. Dicevo che, scusate, ho perso il filo un attimo, allora Lisa de Gamberaia con quest'atto appunto cede a Luca due pezzi di terra site nel territorio di Settignano, una con casa e corte, l'altra coltivata viti e ulivi. Cede anche i diritti da lei posseduti in quadam parte montis in quo sunt fodine lapidum. Quindi cede i diritti da lei posseduti in una parte di montagna nella quale vi sono cave di pietra. E questa, diciamo, queste cave erano site in contrata tra Sinarie. La cessione a Luca di tali beni è per il corrispettivo di 120 ducati d'oro per spese di cibo, medicinali e di altre cose necessarie prestati dall'artista a Lisa per consentirle di mantenere se stessa e il nipote Giovanni Battista, figlio a sua volta del figlio di lei Alessandro. È inevitabile porsi una domanda. A che titolo Luca si sarebbe impegnato con un prestito in denaro così rilevante per 5 anni? Ci si può dare qualche risposta. Luca, come ho accennato all'inizio della mia relazione, aveva con sé a Mantova il cognato Sandro di Bartolo, che nel 1471 fu gravemente ammalato. Potrebbe questo Sandro di Bartolo, cognato di Luca, essere l'Alessandro, figlio di Lisa di Gamberaia e di Bartolo del Fancello? Se così fosse, si può pensare che Lisa, già vedova, con il figlio Alessandro o Sandro, gravemente ammalato, e il nipote Giovanni Battista a carico, si sia rivolta per un aiuto economico a Luca in quanto cognato di suo figlio. Questi sono senza dubbio coloro ai quali si può tranquillamente attribuire il cognome Fancelli. Infine, addentrandomi nei meandri degli alberi genealogici, provo a riassumere. Lisa di Gamberaia aveva sposato Bartolo del Fancello e questo viene dichiarato nel documento notarile di cui ho parlato poco fa. Dal matrimonio con Bartolo del Fancello è nato Alessandro. Io ho ipotizzato che questo Alessandro sia quel Sandro di Bartolo che poi sposerà una sorella di Luca divenendone cognato. Ecco, questo è così azzardato un piccolo albero genealogico da cui vediamo, non è questo, scusate. Ecco, questo qui, scusatemi, sono un po' imbranata con
con questi strumenti diabolici. Ecco, quindi abbiamo il nonno che è Antonio del Fancello da Settignano, cioè il nonno, il padre Bartolo, che sposa Lisa di Gamberaia, hanno un figlio Alessandro Sandro che potrebbe aver sposato una sorella di Luca de Florenzia, e questo è il figlio Giovanni Battista, il nipote che Elisa aveva a suo carico. Ecco, fatto anche l'albero dei, vediamo un po', ecco questo, dei Gamberaia, che è la stessa cosa, cambiano solo i nomi. Vediamo, ecco qua, allora abbiamo Bartolo di Gamberaia da Settignano, che ha un figlio che si chiama Luca, ci sono sempre questi nomi quasi uguali che creano confusione. Da Luca nasce Elisa, che sposa Bartolo del Fancello, morto prima del 1480, hanno un figlio Alessandro o Sandro, che sposa una sorella di Luca de Florenzia, e appunto il figlio nipote Gianni Battista. Molti e forse non tutti chiari sono i riferimenti onomastici che ho citato, ma spero siano serviti a non dare più per certo che il cognome del noto artefice Luca de Florenzia possa essere quello ormai consolidato di Luca Fancelli, il cui vero cognome, se non vogliamo accettare quello di Paperi, rimarrà ancora una volta nell'ombra. Grazie per l'attenzione. Grazie Anna Maria della interessante relazione, ma io penso che sia stato abbastanza chiaro attraverso l'analisi dei documenti che Fancelli come cognome non ha niente a che vedere col nostro Luca. Vorrei ricordarvi che nel prossimo venerdì la nostra professoressa Paola Besutti, presidente della classe di Lettere e Arti, terrà una conferenza dal titolo "Siamo ancora le sorelle di Mozart, donne, musica, professioni", e quindi vi chiedo di partecipare. Ringrazio tutti i presenti, ringrazio soprattutto la relatrice e spero di risentirci il prossimo venerdì. Grazie a tutti e buonasera. Arrivederci.